Buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione del progetto del nuovo stadio Porta Elisa. Un evento storico per la Lucchese Calcio, per i suoi sostenitori, per i tifosi e per tutta la città di Lucca. Stasera sono qui presenti gli esponenti della società Aurora Immobiliare che hanno realizzato un meraviglioso progetto che dopo vedremo ovviamente nei dettagli. Ma per adesso inviterei sul palco per gli onori di casa il presidente della Lucchese 1905, Bruno Russo. Buonasera a tutti, non nascondo una certa emozione nell'essere arrivati a questo giorno. Essere arrivati a questo incontro è il risultato di un vero e proprio lavoro che ci impegna da quasi 2 anni. Ricordo bene quando siamo partiti, era il settembre del 2019, quando per la prima volta abbiamo avuto modo di incontrare i dirigenti della società Aurora Immobiliare e gli imprenditori lucchesi. Eravamo alla ricerca di un'impresa che avesse le esperienze in campo della ristrutturazione e realizzazione dei nuovi impianti. Fatte le dovute ricerche, la società Aurora dava affidamento e garanzie. Per l'Aurora parlava l'operazione condotta in porto per lo stadio di Frosinone. Quello stadio ci sembrava un valido modello per Lucca e quindi ci siamo mossi con una certa sicurezza. La Lucchese, insieme agli imprenditori locali legati al progetto dello stadio, ha convenuto che si stesse giocando una carta che poteva essere decisiva per far sì che il progetto potesse arrivare alla giornata di oggi. Dopo i primi incontri, i dirigenti di Aurora si sono dimostrati fin da subito i partner ideali per far decollare il nostro progetto. Persone serie, competenti, giustamente attente ad ogni aspetto, prudenti quando necessario a un'operazione di questa portata, ma nel contempo convinti e decisi di cogliere questa opportunità. Diciamolo chiaramente, un risultato del genere non era certo scontato, lo scetticismo era palese. Se, come sono convinto, avremmo il nuovo Porta Elisa, sarà perché intorno a questo progetto si è realizzata quella volontà condivisa per fare il bene della città, senza divisioni, per far vincere l'interesse di Lucca. Di questo voglio ringraziare le aziende e le persone che hanno permesso alla Lucchese Calcio di esistere. Faccio qualche nome: Stefano Varia, Massimiliano Bianchi, Francesco Giusti, la famiglia Marchetti, Massimo Puccetti, per ricordarne qualcuno. Ma consentitemi un ringraziamento particolare per colui che dal primo momento ha creduto di poter arrivare a questa la giornata di oggi, Luca Gelli. Luca, grazie per quello che hai fatto. Questa volontà l'ho sperimentata nel rapporto con le istituzioni, il sindaco Tambellini e i suoi collaboratori, ai consiglieri delle opposizioni, dai quali in questi mesi sono venute continue manifestazioni di attiva partecipazione all'operazione Nuovo Porta Elisa. E così da parte degli uffici comunali che si sono prodigati a risolvere tutti i problemi che inevitabilmente un'operazione così complessa porta con sé. Colgo dunque questa occasione per esprimere un pubblico ringraziamento all'amministrazione comunale per come si è comportata e per come si è dedicata con convinzione fattiva all'operazione Nuovo Stadio, che sono convinto diventerà uno dei punti di orgoglio della città e potrà essere esibito in campo nazionale come testimonianza della vitalità di Lucca. Di certo il nuovo Porta Elisa si imporrà come un impianto all'avanguardia in grado di ospitare manifestazioni sportive di alto livello. Ci tengo a sottolineare fin dall'inizio i nostri rapporti con la società Aurora. Ci siamo preoccupati di mettere in chiaro che l'operazione costruttiva del nuovo impianto dovesse coinvolgere l'imprenditoria lucchese, che ha le competenze e i mezzi per affrontare questa esaltante sfida. Una sfida per costruire il futuro e dare a Lucca un nuovo stadio che, con le caratteristiche del nostro progetto, significa dotare la città di una struttura che la colloca su una dimensione nazionale, restituendogli quel ruolo che la storia le ha assegnato. Lo dico con orgoglio, un orgoglio che sono certo di poter condividere con tutti voi che siete oggi qui per ammirare il plastico
Poter ammirare il plastico che abbiamo messo all'inizio della Chiesa vale come una promessa per quello che potremo vedere nella realtà. Nel nuovo Portellisa io ci credo, tutti insieme dobbiamo fortemente credere che quest'opera possa essere realizzata, sarà il miglior contributo che Lucca potrà dare alla grande rinascita del calcio lucchese. Mi dispiace fortemente che a questo straordinario progetto per la città non ci sia stata la salvezza della squadra, ma è stata un'annata complicata sotto tutti gli aspetti e di questo ne siamo molto rammaricati. Perché questo progetto, insieme alla salvezza della squadra, nella categoria, sarebbe stato ancora più entusiasmante. Ma posso garantire che faremo tutto il possibile per cercare di essere ammessi alla categoria. Ma, se così non fosse, la Lucchese sarà sicuramente protagonista il prossimo campionato con una squadra super competitiva per riconquistare la Serie C. Punto di partenza per un futuro straordinario della Pantera nel mondo del calcio. Grazie a tutti e benvenuti a questa cosa. Ringraziamo il presidente Bruno Russo e adesso, per dare maggior forza alle parole della società rossonera, invito sul palco l'amministratore della Lucchese 1905, Alessandro Vichi. Un applauso. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio tutti voi della presenza, ringrazio coloro che ci hanno manifestato interesse e vicinanza e purtroppo stasera per altri impegni non sono presenti e ringrazio in particolar modo tutti coloro che sono a casa in questo momento, i nostri tifosi che ci assistono attraverso la diretta TV e la diretta sui social. Non ci dobbiamo mai dimenticare che tutto il percorso, se oggi siamo qui, parecchio lo dobbiamo a loro. Che dire, Laura nella sua introduzione ha parlato di giornata storica, sicuramente sì, ma non solo per la città di Lucca, direi per la regione toscana e in particolare per il mondo sportivo italiano. Non ci sono tante città che sono riuscite a portare avanti un progetto del nostro livello. Quindi è una chicca che rimarrà sicuramente nella storia del calcio italiano e della città di Lucca, al di là dell'aspetto sportivo che purtroppo un anno può andare bene, un anno può andare meno bene. Due anni passati in maniera velocissima, esattamente 2 anni da oggi, giugno 2019 e giugno 2021. Io mi ricordo perfettamente insieme ai miei amici, in quattro, quando ci siamo calati in questa avventura, ci siamo riusciti. E nel luglio del 2019, quando siamo entrati al Portellisa, abbiamo trovato le ceneri. Non c'era assolutamente niente. Abbiamo ricostruito una società, siamo ripartiti dalle attrezzature, non avevamo un tesserato, quindi zero assoluto. E solo pensare che in 2 anni, senza fare troppo clamore, siamo riusciti da una parte a ripartire con una società importante, dall'altra abbiamo ricostituito un settore giovanile altrettanto importante, abbiamo 5 squadre, e senza dimenticarci della scuola calcio, circa 200 bambini. Ecco, sono cose che in 2 anni è difficile da poter concretizzare se non con il lavoro di tutti i giorni. Certo, abbiamo sacrificato le famiglie, abbiamo sacrificato anche le nostre attività, ma questo soltanto perché avevamo veramente passione per questa società e per il mondo del calcio. Sono 2 anni dove ci sarebbe da scrivere un libro, però non mi sembra la giornata adatta,
questa è la giornata invece che deve essere enfatizzata per una cosa eccezionale, per il progetto, per il nuovo progetto dello stadio Porta Elisa. Quindi non vorrei andare avanti con altri discorsi, ma ci dobbiamo concentrare su questo grandissimo evento. Tanto avremo sicuramente altre occasioni per rivederci e riconfrontarci. Di nuovo un grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Un applauso all'amministratore Alessandro Vichi, ma adesso inviterei sul palco una splendida voce, un orgoglio per la città di Lucca, la cantante Ilaria Della Bidia. Eccomi. Buonasera e grazie, è un grande piacere e onore essere qua in un momento così importante per Lucca, città che amo e che appunto in cui sono nata e cresciuta. E ho il piacere di cantarvi e di presentarvi questo brano che è Il Canto della Terra, e con un video che la regia meravigliosamente manderà, che è stato girato tra l'altro da un carissimo e bravissimo filmmaker lucchese che è Simone Rabassini, sulle nostre belle Alpi Apuane. Quindi è voluto essere anche un tributo al nostro meraviglioso territorio, ed è un onore tornare a cantarla nella mia città, perché questo è un brano che ho avuto davvero la grandissima, immensa gioia di cantare con Andrea Bocelli in tour mondiale negli ultimi 8-9 anni, con lui in duetto, ma questa è una versione solistica, quindi ve la dedico con tutto il cuore in un evento come quello di stasera, che è davvero prezioso ai cuori di tutti noi. Grazie. Thank you.
Grazie. Un grande applauso per Ilaria Della Vidia. Grazie. Grazie. Grazie Ilaria. A dopo, assolutamente. Ha in serbo qualcos'altro per noi. E dopo questa splendida esibizione è arrivato il momento di svelare il Portalisa che sarà. Cominciamo con un video emozionale realizzato da Aurora Immobiliare in collaborazione con Lucchese 1905 e Foto Alcide. Buona visione a tutti. Questa è la mia città, questa è la squadra della mia vita. Ogni domenica sento il mio cuore che batte solamente per te. Ogni partita, la curva che tifa, c'è la magia. Qui al Portalisa serve passione, cuore e fatica. Per sempre guiderò forza rossoneri e guiderò. Thank you.
Le immagini parlano da sole, però per dare concretezza a ciò che abbiamo appena visto, invito con piacere sul palco il titolare di Aurora Immobiliare, Antonio Ciuffarella, con tutto il suo staff di professionisti. Un applauso. Prego. Buonasera a tutti. Non nascondo un po' di emozione perché presentare un progetto del genere fa un certo effetto. E voglio aggiungere poche cose a quelle che già dette dal Presidente e poi quello che diranno i nostri tecnici. Abbiamo iniziato questo percorso e mi sento di fare un ringraziamento al Comune di Lucca per la completa disponibilità che ci hanno dato e il supporto per sviluppare questo tipo di progetto. Un ringraziamento anche alla Soprintendenza, che con loro abbiamo interloquito più volte. Abbiamo effettuato dei sopralluoghi allo stadio e abbiamo condiviso diverse cose. Abbiamo recepito le loro, diciamo, prescrizioni, i loro consigli, anche se questo iter effettivo si farà successivamente alla presentazione di un progetto definitivo. Però noi abbiamo voluto farlo prima, perché fare un progetto del genere, arrivare alla presentazione, avere degli ostacoli insormontabili e quindi dover tornare indietro dappertutto, si fanno brutte figure e soprattutto non si riesce a fare poi quello che si promette. Quindi un ringraziamento, anche se a livello informale, ma una serie di pareri favorevoli in questo senso l'abbiamo avuto. Poi voglio ringraziare la Lucchese, perché a mezzo del suo presidente e dei suoi collaboratori ci hanno dato questa opportunità, perché senza comunque questo incontro probabilmente non avremmo potuto fare nulla. E in ultimo, ma non per importanza, voglio ringraziare Luca Gelli, perché in rappresentanza degli altri imprenditori lucchesi ha creduto subito in questo progetto, che è un progetto importante e strategico, e quindi a noi ha fatto un enorme piacere. Noi diciamo che abbiamo applicato le norme della legge, la cosiddetta legge sugli stadi, ci permette di realizzare degli interventi con dei finanziamenti privati, quindi l'ente pubblico non deve assolutamente impegnarsi in alcun modo, se non quello di mettere a disposizione l'area che ha per poterla poi sviluppare. Il promotore dell'iniziativa è la Lucchese, che con il nostro soggetto verrà dotato dei idonei requisiti tecnici ed economici. Oggi un impianto del genere, ma questo non è un problema di Lucca, ma è un problema di tutta l'Italia. Tutti gli stati, molti, sono in delle situazioni oramai obsolete. Ci servono degli investimenti importanti, non sono più, non sono più idonei come sono quelli in tutta Europa, quindi si passa da una struttura completamente differente. Per far sì che l'attività calcistica abbia un futuro, come abbiamo detto prima, che diceva Vicky, bisogna strutturarsi con il settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra, e chiaramente per fare questo ci vogliono infrastrutture. Se non ci sono infrastrutture adeguate non si può fare attività, come in qualsiasi altra attività che magari noi imprenditori facciamo tutti i giorni. Se non ci sono i mezzi, se non ci sono attrezzature, non possiamo fare nulla. Questo progetto, ti ripeto, la Lucchese, se andrà avanti, avrà la gestione di questa infrastruttura e farà, i costi saranno a carico tutti della Lucchese. La parte dell'amministrazione pubblica non metterà nulla, se non, ripeto, quella della disponibilità dell'area. Oggi magari comunque è un impegno, perché a volte ci sono degli investimenti da fare e magari tutte le amministrazioni non è che stanno tutte nelle condizioni oggi
in Italia di poter fare questi investimenti. Questo sistema dà un'autonomia alla struttura, alla squadra di calcio, per poter essere autosufficienti. Lo stadio deve essere inteso come un luogo di aggregazione dove poter viverlo tutti i giorni, non è più l'impianto che ogni 15 giorni si fa la partita, si apre, si corre, dopodiché viene abbandonato a se stesso. Noi nelle varie funzioni che abbiamo, diciamo, che le vediamo nel modo più giusto, è quello che la casa della Lucchese è tutti i giorni lì, e quindi a partire dagli allenamenti, a partire dal settore giovanile, a partire da tutti, vive tutti i giorni lì. Insieme alla squadra di calcio c'è tutta un'altra serie di, diciamo, di attività che vengono necessariamente ed obbligatoriamente annesse. Partiamo sempre da una palestra dove la utilizzano per primi gli atleti e poi tutto il resto della città. Partiamo dallo stesso un centro medico dove viene utilizzato lo stesso dagli atleti e da tutto il resto della città, e così poi bar, ristoranti, tutte attività che poi magari da città a città si vanno a valutare in base a quelle che possono essere, tra virgolette, qualche carenza che manca. Quindi si andrà a fare solo un'attività di completamento del tessuto commerciale che in una città c'è, e magari mettere e aggiungere quello che potrebbe mancare. Non mi voglio dilungare troppo. Ecco, anche delle, diciamo, delle attività specifiche che si possono fare sempre all'interno dello stadio, oltre ad avere queste funzioni che dicevo, anche il modo di vivere lo stadio. Noi cerchiamo di avvicinare le famiglie complete. C'è un baby parking, ci sono attività che una famiglia può vivere durante l'arco dell'evento, quindi anche prima e magari anche dopo, quindi con, ripeto, con bar, ristoranti, eccetera. Da valutare bene anche l'occupazione, perché un intervento di questo comporta comunque una serie di forze messe in campo a partire già dall'inizio, quindi quelli della progettazione, costruzione, fino al completamento e alla messa in funzione di tutte queste attività che si possono svolgere all'interno di una struttura del genere. Il Comune, chiaramente, sia la squadra di calcio che il Comune, anche hanno delle entrate che oggi attualmente non hanno, perché oggi la squadra di calcio non può, se non dagli sponsor, non può realizzare niente, e dai tifosi quando era possibile ospitarli. Successivamente ci sarà sicuramente degli introiti che possono arrivare dagli skybox, che sono degli uffici, diciamo noi, durante l'arco dell'anno, per gli sponsor, per chi ne prenderà uso, lo possono utilizzare tutti i giorni, quindi potrebbe essere anche un secondo ufficio di rappresentanza. La parte dell'amministrazione, chiaramente, se ci sono attività commerciali che sviluppano la propria attività, anche queste generano degli introiti a livello di tasse, eccetera, che l'amministrazione ne potrebbe usufruire, cosa che oggi magari è solo costretta a fare dei conti, a mettere dei soldi. Questo è quello che descrive, diciamo, che rappresenta il nostro progetto. Altre cose non le voglio dire, perché poi ci sono i tecnici che magari spiegheranno meglio con le slide qualche funzione, e possiamo procedere con loro. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per la serata, un bel modo per ricominciare. Io cercherò di spiegarvi più a nome dei progettisti quelle che sono le caratteristiche architettoniche del fabbricato, poi nel dettaglio entreremo con delle slide. Quello che avete visto nel filmato e quello che vedrete nel plastico non è il risultato solo di delle forze messe in campo dai progettisti o dal lavoratore immobiliare, è anche il risultato di una sinergia, di un rapporto di collaborazione con le istituzioni. In particolare mi riferisco
alla sovrintendenza locale e mi riferisco anche al Comune. Nei mesi precedenti abbiamo avuto diversi incontri con la sovrintendenza. Alla sovrintendenza addirittura già nel mese di febbraio del 2020 abbiamo proposto delle tre soluzioni diverse. Ovviamente la legge non prevede questo, quindi ringraziamo in modo particolare la dottoressa Cordon per la collaborazione che ci ha fornito. E tra queste proposte abbiamo tirato fuori un risultato che poi in parte è quello che avete visto. L'altra parte l'abbiamo tirata fuori insieme con il Comune, nel senso che il Comune ci ha indirizzato sotto l'aspetto normativo e sotto l'aspetto qualitativo, anche nella definizione degli spazi, in maniera di avere un prodotto che sia conforme alle normative vigenti. Non è stato detto fino adesso, ma lunedì prossimo ci sarà la conferenza di servizi preliminare che è stata convocata alla quale parteciperanno 46-47 enti, non lo so, e quindi il risultato poi di questa conferenza sarà oggetto di eventualmente nuova riproposizione o di nuova elaborazione per quanto riguarda la progettazione dello stadio. Per quanto riguarda lo stato attuale, la collaborazione con la sovrintendenza ci ha stimolato a eseguire un rilievo dettagliatissimo e allo scopo abbiamo qui un rappresentante dello studio che ha eseguito i rilievi con i droni e con i laser e vi spiegherà poi nel dettaglio che tipo di lavoro è stato eseguito. Ci sono alcune. Spesso si dice che tutti questi stadi sono tutti uguali. Recentemente è stato presentato quello di Avellino, prima ancora quello di Terni. Più o meno la conformazione, tutti si assomigliano. Nel caso del progetto di Lucca, io devo dire che il progetto di Lucca ha delle specificità e delle caratteristiche uniche. Uniche perché unica è la città, ma era unica già fin dall'inizio, cioè nel progetto realizzato da tre giovani architetti, da due architetti e un ingegnere, Raffaello Fagnoni, Bianchini e Mannoni, e con un concorso appalto del 1935. Già il progetto originario presenta delle caratteristiche uniche in rapporto agli stadi contemporanei dell'epoca. Vi invito un attimo a pensare allo stadio di Firenze che ha la torre di Maratona posizionata al centro rispetto alle tribune, ma anche lo stadio di Bologna, anche quello di Livorno poi non è stata realizzata. Ci sono diversi casi. In questo caso a Lucca il progettista sceglie di posizionare la torre di Maratona su di un lato, sul lato sinistro della tribuna, pur avendo una strada perpendicolare rispetto alla tribuna che coincide con l'asse centrale. La scelta è una scelta che esula dai canoni dell'epoca, dove ovviamente eravamo in un periodo in cui la tipologia degli edifici era anche rappresentativa dello stato di potere e spesso il carattere simbolico di questi elementi serviva ad accentuare proprio alcune caratteristiche. Nel caso specifico invece viene deviata sulla sinistra e questo probabilmente perché Fagnoni si rende conto che deve cercare un rapporto con la città e quindi cerca di avvicinare la torre di Maratona proprio in un contatto visuale con le mura. E alle mura si rifà nel momento in cui decide di progettare il perimetro dell'impianto. Potete guardare magari, ecco lì. La cinta muraria è tipicamente ripresa dalla cinta della città. Quindi lo stadio già nasce con delle caratteristiche specifiche. Quindi nel nostro caso, dopo un attento rilievo,
abbiamo pensato di non solo di riproporre, di restaurare, di valorizzare quelli che erano gli elementi specifici del progetto originario, ma utilizzare proprio questi elementi poi nella progettazione stessa. Dell'impianto originario abbiamo ripreso in particolare la partizione dei pilastri, ma anche lo schema della copertura. La tribuna, come sapete, è vincolata per una normativa legata ai beni culturali, ma ha delle caratteristiche anche da un punto di vista tecnico molto particolari. È uno dei primi fabbricati in cemento armato con uno sbalzo importante, e noi quello sbalzo importante, ma anche quelle lesene che trovate qui nel fronte d'ingresso, le abbiamo riproposte anche nella progettazione. Così come abbiamo ripreso completamente le scale esterne della tribuna popolare. Questo è un accordo che sostanzialmente abbiamo preso con la sovrintendenza, nel senso che abbiamo valutato e verificato quali fossero gli elementi degni di conservazione, e quelle scale sono delle scale caratteristiche, tipiche. Qualcosa di analogo aveva già fatto Nervi a Firenze, anche se ovviamente hanno una forma completamente diversa, però queste scale sono state anche lo stimolo per la progettazione negli angoli, nelle curve, come vedete abbiamo utilizzato lo stesso schema, mentre quelle esistenti vengono tagliate e tutta la facciata, l'intera facciata della quella che oggi viene chiamata Tribuna Popolare, viene riproposta e integrata nell'ambito del progetto. Uno degli elementi che ci ha portato poi alla definizione del progetto è stato lo spostamento del campo. Noi portiamo il campo attuale a 8,15 metri circa rispetto all'attuale posizione della tribuna esistente. Ovviamente lo abbiamo fatto dopo aver eseguito uno studio sulla curva di visibilità, e su quell'impianto poi abbiamo generato il risultato che vedete, insomma, questo. Un altro richiamo alla città è palese, è quella del verde al di sopra delle nuove strutture, che poi andremo a vedere nel dettaglio nei successivi interventi. Ma è un richiamo alla cinta muraria, così come le mura di Lucca vengono utilizzate per passeggiare, correre, eccetera, anche questo impianto è da considerarsi quasi un microcosmo della città, cioè è una Lucca miniatura, diciamo, ecco, questo è un po' quello che... Quindi adesso io lascerei un attimo la parola all'architetto Jaime Manca, per quanto riguarda invece le caratteristiche dello stadio, cioè il concetto che ci ha spinto e che ci sta portando a progettare queste strutture in questo modo. Prego. Buonasera a tutti. Grazie dell'invito a partecipare. Sono Jaime Manca, architetto, progettista di stadi. Lo stadio di Porta Elisa a Lucca, progettato negli anni 30 da Bianchini, Fagnoni e Mannozzi, rappresenta un intervento di grande pregio. Incastrato nel territorio a pochi passi dalla Porta Elisa, dalla quale prende il nome. E aver partecipato ai progetti di ristrutturazione di questo stadio è motivo di grande orgoglio. E bisogna dire questo: negli ultimi 30 anni è cambiato il modo di progettare gli stadi. Cioè, se prima si immaginava lo stadio semplicemente con un terreno di gioco e delle tribune intorno, più o meno ben costruito, con curve di visibilità sempre vantaggiose, Oggi, con l'avvento delle pay TV, cambia un pochino il modo di progettare lo stadio. Cioè, lo stadio per far venire pubblico e affinché sia un ricettore di pubblico, di, di,
bisogna aumentare la qualità. Quindi per aumentare la qualità, altrimenti le persone rimangono a casa con gli impianti di televisivi HD, vedono anche la goccia del calciatore che sta per calciare il sudore e difficilmente pensa di andare allo stadio. Quindi gli stadi moderni vanno progettati vicino al terreno di gioco in maniera da avere una facilità di visione, spalti comodi, quindi con gradoni che generalmente i requisiti FIFA e UEFA chiedono almeno 80 centimetri, anche 90 nelle tribune principali o di delle tribune principali, chip value, ossia il coefficiente di visibilità, viene chiesto dagli standard UEFA e FIFA, e noi abbiamo applicato in questo stadio questi coefficienti. Sopra il 10 vuol dire che tra l'occhio che vede del vicino sotto e l'occhio superiore ci sono almeno 10 centimetri, quindi sulla riga di laterale o di fondo campo. Questo permette di avere una visibilità perfetta del terreno di gioco. Seggiolini con schienale, tutti numerati, ergonomici e soprattutto con una distanza tra di loro di almeno 50 centimetri. Qui vedete la tribuna VIP, quindi addirittura qui con i braccioli e tutto andiamo oltre i 60 centimetri. Quindi significa creare delle caratteristiche nello stadio di ottima vivibilità e comodità. Questi stadi, come il nostro progetto, sono stadi soprattutto per le famiglie. Quindi papà, figli, madri con le carrozzine riescono ad avere un'ottima accessibilità, un ottimo comfort, e quindi questi stadi sono dedicati molto più alle famiglie del passato, proprio per questa capacità che hanno di essere confortevoli. Servizi ben distribuiti, facile accessibilità per i tifosi, tribune, tutte queste, stadio ha tutte le tribune coperte, quindi freddo, caldo, pioggia e insolazione sono mitigati. Sicurezza molto importante, quindi tempi di evacuazione certi, studiati con i vigili del fuoco, con i comandi provinciali, eccetera, e materiali resistenti al fuoco. Quindi c'è uno studio molto ben fatto su tutti i materiali. Quindi è uno stadio contemporaneo, vive 7 giorni su 7, spazi commerciali, palestre, ristoranti, cinema, foresterie, aree mediche e servizi. Ecco, questo è lo stadio che abbiamo immaginato. Grazie. Buonasera a tutti e bentrovati. Io sono il geometra Maurilio Mungai e rappresento insieme ai colleghi Luigi Rossini e Stefano Coli il team Sky Surveying. Noi siamo tre liberi professionisti iscritti al Collegio dei Geometri di Lucca che da oltre 20 anni operiamo nel... non è il nostro filmato questo qui. Operiamo nel settore del rilievo del costruito e del territorio. E siamo stati contattati lo scorso anno dal dottor Ciuffarella e dall'Aurora Immobiliare con l'ausilio dell'architetto Paolo Gabrielli per effettuare i rilievi che sarebbero poi serviti per la progettazione. Non è neanche questo il rilievo nostro. Va bene, vado avanti. Praticamente loro avevano dei tempi molto brevi per la realizzazione del rilievo e più che altro avevano un
piccolo problema per quanto riguarda l'accuratezza nel rilievo di alcuni particolari, tipo la copertura della tribuna coperta e tutte le strutture che sono in elevazione. Problemi dettati dall'inaccessibilità dei luoghi, quindi per chiunque è molto difficile andare a rilevare un qualcosa senza poterlo né toccare né vedere. Pertanto si è reso necessario l'utilizzo dei droni, quindi attraverso tecniche di fotogrammetria siamo riusciti a ricostruire una nuvola di punti in 3D relativa a tutto quello che è lo stato di fatto dei luoghi. Perché la nuvola di punti 3D? Perché il progetto, specialmente nel pubblico, dovrà avvenire tramite la metodologia BIM. In poche parole, il progetto BIM differisce dai progetti che siete abituati a vedere normalmente, composti da tavole, impianti, prospetti e sezioni, ma in realtà il BIM è un modello 3D completamente navigabile dall'utente che contiene tutte le informazioni che riguardano l'intero ciclo di vita della struttura che si va a progettare. Quindi vengono elencati i materiali, le geometrie, le strutture, le prestazioni, gli impianti e addirittura la vita di ogni componente che compone, di ogni elemento che compone il progetto. Non parto. Ah, ok. Quindi, pertanto, il rilievo di cui necessita il progettista dovrà essere un rilievo identificabile in qualcosa di tangibile nelle tre dimensioni, altezza, larghezza e in elevazione. L'elemento principe del rilievo 3D è la nuvola di punti. Che cos'è la nuvola di punti? La nuvola di punti è praticamente un insieme di punti materializzati per posizionati nello spazio con un sistema di coordinate x, y e z a cui si associa anche un fattore colore. Voi pensate che la nuvola di punti che abbiamo realizzato fra laser scanner terrestre e processo fotogrammetrico ha superato i 4 miliardi di punti. Un file superiore ai 98 giga che noi abbiamo avuto difficoltà a gestirlo. Mi posso immaginare il lavoro che hanno dovuto fare i progettisti per riuscire a estrapolare da questa nuvola di punti quello che è poi il modello 3D che servirà sia per la progettazione esecutiva che per quella di massima che è stata fatta. Questo è un po' il video che rappresenta anche il supporto topografico di appoggio, perché tutto il sistema è stato georeferito su quello che è la cartografia anche nazionale, quindi scaricabile e posizionabile su un supporto che può essere Google Earth o qualsiasi sistema di navigazione. Il processo fotogrammetrico come ha funzionato? Praticamente da un drone, volando a 50 metri di altezza, abbiamo fatto un dataset di circa 400-500 fotografie in alta definizione. Una volta processate, hanno creato una nuvola di punti di tutto quello che è il terreno rilevabile, in particolar modo per quella che è la copertura e tutte quelle che dicevo prima, le strutture in elevazione. Per dove la fotogrammetria aerea non poteva andare a estrapolare dati, si è proceduto a integrare con un laser scanner terrestre, quindi tutto l'interno di quella che è la tribuna coperta, tutta la parte interna della scala in cemento armato, delle scale in cemento armato che sono raccolte all'interno della gradinata, sono state rilevate poi con la tecnologia laser scanner. Le due nuvole di punti sono state, tramite il supporto topografico di appoggio, unite insieme e si è creato questa nuvola di insieme sul quale poi i progettisti hanno lavorato. Io vorrei fare veramente un plauso a chi ha lavorato su questa mole di dati, perché è veramente un qualcosa di poco gestibile e di difficile da gestire e da cui estrapolare poi tutto quello che è il progetto che è stato fatto. Quello che vedete adesso è un laser scanner terrestre che ci è servito per andare, come dicevo prima, a integrare la porzione che non poteva essere rilevata direttamente dal processo fotogrammetrico. Quello che vedete adesso è la nuvola di progetto, quindi questi qui sono 4 miliardi di punti di coordinate note x, y e z e con un valore RGB
che creano quella tessitura che vedete adesso, che è una mesh, si chiama in gergo, quindi ricreano tutto quello che è l'azione del terreno, il modello del terreno, dal quale poi il progettista estrapolerà il modello 3D per poi il progetto BIM, sul quale inserirà tutti gli elementi necessari. Luigi, se vuoi aggiungere qualcosa a te. Niente, Maurizio è stato molto, molto preciso, ha esposto tutto perfettamente. Io volevo solo dire che per tutti noi è stata una soddisfazione poter rilevare lo stadio della nostra città, al quale siamo molto legati. Tutto qui. Direi un altro applauso. Ringrazio in primis il signor Ciuffarella per l'intervento iniziale e vorrei aggiungere un'altra cosa. Ci sono ancora delle slide da vedere. Ah, scusa. È la sequenza che adotteremo per realizzare lo stadio. Leggerò 40 pagine e quindi potete stare tranquilli. Io penso che un'idea ve la siete fatta di come sarà lo stadio, quindi cercheremo di accorciare. È un progetto ambizioso. Quello che vogliamo fare è un polo urbano in sostanza, questo è non è uno stadio in se stesso, come ha spiegato già l'architetto Jaime, c'è una molteplicità di funzioni, un'integrazione di funzioni che a livello istituzionale può anche creare una serie di problemi. Immaginate un attimo la gestione della sicurezza, la gestione degli eventi, la gestione di tutte le attività connesse all'interno della... Noi pensiamo di realizzare un parcheggio interrato al di sotto sostanzialmente quasi su tutto l'impianto, ad eccezione del campo e della tribuna coperta. Altra area a disposizione non ne avevamo, altrimenti avremmo scavato anche lì. E questo perché? Perché è necessario rispondere a quelli che sono i requisiti della normativa in termini di standard edilizi. Ovviamente questi parcheggi saranno utilizzati parte per le attività commerciali, parte per lo stadio, così come tutto lo studio del traffico, così come tutto quello che avviene durante il match day dovrà essere oggetto di un accurato e approfondito studio. Lì vedete già una fase della costruzione. Pensiamo di iniziare sul lato destro rispetto alla tribuna, perché sarà l'area dove poi nei piani superiori saranno realizzati i nuovi spogliatoi. Cioè l'idea è quella di mantenere in esercizio lo stadio, cioè fare in maniera tale che la Lucchese possa continuare a giocare il campionato all'interno nel corso, durante i lavori. E quindi pensiamo di realizzare dei nuovi spogliatoi che ovviamente saranno utilizzati anche a termine e questi spogliatoi saranno realizzati nel lato destro della struttura. Quindi questa, la C sarà a crescere, diciamo, ecco lì vedete la sequenza, i nuovi parcheggi, al di sotto ci sono anche delle aree servizi tecnici. Mano a mano si fa la demolizione, ovviamente questa resta ancora in piedi, quella al lato sinistro. Lì potete anche vedere quanti posti saranno realizzati per il totale di 12.000 posti nella prima fase. Poi l'impianto è pensato per arrivare anche a 16.000. All'interno della nuova tribuna, anzi, parlavo prima di unicità di questo impianto. Questo sarà forse l'unico impianto al mondo con due tribune, perché la tribuna storica sarà completamente restaurata e mentre tutte le funzioni, quelle che usualmente sono contenute all'interno della tribuna di calcio, noi realizzeremo nel lato opposto. Quindi ci saranno due tribune, non ci sarà una tribuna
diciamo, per i VIP e l'altra per quelli. Sono due tribune che hanno caratteristiche differenti, ma entrambe qualitativamente elevate. Alla fine il restauro della tribuna, e avremo quindi a conclusione dei lavori ben 4 spogliatoi, una foresteria, e prima il dirigente della Lucchese ha voluto evidenziare l'importanza del settore giovanile. Ecco, la foresteria è determinante ai fini di una gestione di un settore giovanile. Oltre a ciò ci saranno tutta una serie di funzioni che già ha illustrato anche Ciuffarella, la palestra che sarà utilizzabile da tutti, sia dai calciatori della Lucchese, ma anche lì potete vedere le funzioni, il centro medico, la palestra. Locali commerciali ne prevediamo due, sono due medie strutture di vendita, una lì sulla sinistra e l'altra sulla destra. Entrambe avranno gli accessi separati rispetto a quella, alla galleria centrale, perché se no entrava in gioco, qui ecco il discorso della collaborazione con il comune, entrava in gioco tutto un discorso sui centri commerciali, eccetera. Nella tribuna invece, quella, la nuova tribuna, ci sarà un'area ristoro che ci ha creato notevoli difficoltà per quanto riguarda la via degli Esodi, perché noi abbiamo deciso di mantenere completamente la facciata attuale, cioè le scale attuali e la facciata resteranno inalterate, saranno conservate e restaurate. E ovviamente questo ci ha portato a dover rispettare la normativa in altro modo. Lì prevediamo anche la realizzazione del museo della Lucchese, quindi ben vengono tutte le foto che avete visto prima, le troverete nel museo. Gli uffici della Lucchese, gli uffici della società, ci sarà una biblioteca, ma anche un'area, chiamiamola così, per l'asilo. Inoltre questa piastra verde che sarà utilizzabile da tutti i cittadini in qualsiasi momento della giornata. Qui vedete alcune immagini, però insomma penso che un'idea ve la siete fatta, e a questo punto grazie della serata e lascio la parola. In realtà prima volevo prendermi gli applausi, Ringrazio nuovamente il signor Ciuffarella per l'intervento, tutti i tecnici che ci hanno spiegato nei dettagli quello che sarà il progetto stadio. Adesso invito nuovamente la voce di un orgoglio lucchese, Ilaria Della Pidia. Thank you.
Caloroso applauso per la nostra splendida Ilaria Della Vidia. Grazie Ilaria per essere stata qui con noi questa sera, è stato un onore averti qui. Non potevo non esserci e sono felice, sarò felice di seguire tutti gli sviluppi e grazie a voi dell'invito. Grazie. Un forte abbraccio a tutti, grazie e viva Lucca. Ancora un applauso. Grazie. Adesso, dopo questa splendida esibizione, chiamerei sul palco il direttore generale della Lucchese 1905, Mario Santoro. Grazie a tutti di essere intervenuti. Sono molto, sì, onestamente sono emozionato oggi, molto emozionato. Quindi cerco di dilungarmi poco perché mi sono preso l'onere e l'onore di andare insieme ad alcuni di voi che ora chiamerò a farci una passeggiata e andare a scoprire il plastico del nuovo stadio. Quindi, se insieme a me ora il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, presidente della provincia di Lucca Luca Menesini, l'assessore regionale Stefano Baccelli, presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che spero sia anche il presidente mio, il vicepresidente della Lega Pro Luigi Ludovici e l'assessore allo sport Stefano Ragghianti, nonché il dottor Ciuffarelle e Luca Gelli per gli imprenditori, con il mio presidente, se ci andiamo a scoprire il plastico, che tutti poi voi ammirerete quando sarà finito il tutto ed è all'uscita, così tutti lo potrete poi guardare. Grazie. Andiamo. Chiederei gentilmente a tutti voi di non alzarsi dalle postazioni perché vedrete il plastico qui sul monitor. Un applauso. Andiamo pure.
Prendi tutto. Facciamo un applauso alle immagini di questo meraviglioso plastico. E nuovamente a tutti coloro che lo hanno realizzato ormai da tempo, vorrei invitare sul palco il nostro sindaco Alessandro Trambellini. Buonasera, sindaco. Noi il progetto un po' lo conoscevamo perché dalla lunga frequentazione che abbiamo avuto abbiamo visto, almeno in linea di massima, il progetto del nuovo Porta Elisa. Stasera l'abbiamo colto nei particolari. Iniziamo presto la conferenza di servizi perché sono le fasi preliminari per poter poi andare a approfondire tutti gli aspetti che riguardano la fattibilità di ciò che ci viene proposto come amministrazione, perché l'amministrazione raccoglie la proposta che arriva da parte della Lucchese e da parte di Aurora Costruzioni. Siamo molto ben impressionati del progetto, perché è un progetto sicuramente molto bello che ridà una grande qualificazione a uno stadio di per sé glorioso per certi aspetti. Chiaro che un'attività come questa non può, un'azione come questa non può andare disgiunta da un'operazione anche di carattere sportivo. Questo mi sembra che sia nello spirito della legge stessa che istituisce questa collaborazione tra pubblico e privato. Lo stadio di nuova concezione è, come è stato detto, un momento di vita collettiva. Non è una struttura che apre una volta ogni 15 giorni quando la partita si gioca in casa, come si dice, e sta chiuso quando la partita si gioca fuori casa e apre soltanto per gli appuntamenti. Lo stadio diventa un momento di vita sociale, associata. Avete visto che nella concezione delle funzioni vi è addirittura il pensiero per i bambini, quindi una ludoteca per i ragazzi, ci sono dei momenti di grande interesse in questo senso. Quindi la portata del nuovo stadio è anche una portata che ha caratteristiche socialmente utili e può averle per l'intero contesto lucchese. Chiaro che quando si parla, per esempio, di commercio e di commerciale, meno intersezioni si riesce a creare con l'esistente e meglio è. Questo mi pare che vada da sé. Ciò detto, noi come amministrazione abbiamo accolto il progetto, lo discuteremo, ne tratteremo i dettagli particolari. Siamo una pubblica amministrazione e dobbiamo compiere i percorsi che la legge ovviamente prevede in questi casi. Tuttavia, saremmo molto, molto felici se si arrivasse alla conclusione e alla realizzazione. Sappiamo che dietro questo progetto ci sono anche imprenditori lucchesi, sappiamo che è un'attività questa che può portare notevoli benefici alla città. L'importante è che il percorso sia fatto come sempre abbiamo compiuto in tutte le nostre azioni,
quando sono andati a buon fine e quando non sono andati a buon fine, nella chiarezza, nei tempi che sono richiesti, nel rispetto delle norme, perché questo è ovviamente quello che desideriamo, quello che vogliamo, ma siamo convinti che questo sia anche il desiderio di chi ci ha proposto tutto questo. E naturalmente che lo Stadio Nuovo sia di buon auspicio per la Lucchese, per tornare calcisticamente ai fasti che la Lucchese ha conosciuto nella sua lunga storia. Un applauso al nostro sindaco. Inviterei anche qui sul palco il presidente della provincia, Luca Menesini. Un applauso. Buonasera, due parole velocissime. Intanto per fare i complimenti per questa bellissima tappa. Non è un traguardo, ma è una tappa di un percorso lungo, iniziato, come avete detto molto bene, 2 anni fa, e che appunto ci auguriamo abbia ancora tanti anni di fronte. E quello che voi ci avete presentato è un progetto estremamente ambizioso, bello, coraggioso, quindi complimenti. È un progetto anche in linea con i tempi, si parla molto di rigenerazione urbana, si parla di ripensare i quartieri, di pensarli in maniera diversa, si tratta anche di dare funzioni diverse, no? E quindi è molto interessante da questo punto di vista, e quello che sta succedendo, quello che è successo nel nostro paese, in Europa, a livello internazionale, sul Covid, sta ancora di più esaltando questi aspetti. Quindi questo è molto importante. Allo stesso tempo è un progetto che vuole restituire lustro ad una storia lunga, quella della Lucchese, a una storia che è stata caratterizzata da grandi personaggi, che ha dato grandi emozioni, e quindi l'augurio che io vi faccio è questo, quello di, come diceva anche il sindaco, di in questo entusiasmo, in questa passione, di ritrovare tutti insieme la città e quindi anche le forze economiche e sociali della città, l'entusiasmo per continuare a scrivere una storia, pagine di storia molto bella e gloriosa della Lucchese. Forza! Grazie mille. Un applauso. Adesso chiamerei sul palco l'assessore della Regione Toscana, Stefano Baccelli. Un applauso. Grazie per questo invito e anche per questa inaspettata occasione di esprimere un'opinione su questo progetto, ma vorrei iniziare con i complimenti per questa presentazione, che trovo quanto mai opportuna. Mi sono piaciuti vari aspetti, anche quelli del canto, del video, della presentazione, ma in particolare l'aspetto storico del progetto originario dello Stadio Porta Elisa, perché avete dato bene la misura di un approccio corretto. Se uno vede solo un plastico, un rendering, può pensare che sia uno stadio come altre infrastrutture, che vada bene per Lucca piuttosto che per Avellino, per Roma o per Milano o per città delle stesse dimensioni di Lucca. Invece con questa presentazione avete fatto ben capire che c'è la costruzione, la ricostruzione, la riqualificazione di una porzione dell'identità di Lucca, che è lo Stadio Porta Elisa. Avete fatto una cosa non banale, avete fatto bene anche nel confrontarvi, seppure informalmente, con la soprintendenza, perché con le soprintendenze dovremo fare i conti. E non era facile realizzare, a mio avviso, una bella opera architettonica, perché io sono, da buon lucchese quale mi ritengo a tutti gli effetti, per la conservazione, ma per la rifunzionalizzazione, per l'ammodernamento, le nostre mura trasformate in particolare dal Nottolini, da fortezza difensiva, al luogo delle passeggiate dei lucchesi, con grande lungimiranza, ma con degli interventi infrastrutturali di abolizione di terrapieni, di apertura di porte, di realizzazioni di casermetti. Quindi ripensare un immobile con nuove destinazioni è un'operazione tra le più difficili. Qui salvate il cuore, diciamo, dell'attività sportiva,
ma non era neanche facile immaginare una realizzazione moderna rispetto a quegli usi contemporanei dei nuovi stadi, conservando ad esempio la tribuna coperta. Quindi davvero complimenti, io credo che questo sia l'approccio corretto, perché credo che l'obiettivo di tutti non sia solo, diciamo, fare una bella figura, ma essere concreti e portare a casa questo risultato. Sappiamo tutti che il percorso non sarà banale, verosimilmente non sarà neanche breve, ma davvero complimenti. Siete partiti, a mio avviso, con il passo giusto. Un buon calcio d'inizio, mi pare. Grazie. Ringraziamo l'assessore. E adesso inviterei sul palco il presidente del Lega Pro, Francesco Ghirelli. Un applauso. Una location splendida. Un progetto, sì, Santoro, sei la mia società. Fai parte della famiglia della Lega Pro, fate parte. Le parole del presidente Bruno Russo, dell'amministratore delegato, danno un'idea di speranza, di rilancio, che va oltre il calcio che fa bene al paese. In un momento triste, drammatico, doloroso, come è stato questi mesi, che non auguro a nessuno quest'anno e mezzo, voi progettate e indicate una via. Sono le grandi società, penso al Real Madrid, al Barcellona, che in questi mesi hanno utilizzato e si troveranno avanti per fare i nuovi stadi. E così io in questa sola settimana sono andato a Zanica sabato per un progetto splendido, ormai pronto all'inaugurazione del presidente Andreoletti della Binoleffe. Sono stato qualche tempo fa con il vicepresidente Luigi Ludovici ad Avellino. Sono qua a Lucca, giovedì vado a Francavilla in Puglia, un altro stadio col quale si interviene. Perché? Perché in realtà bisogna riaprire un percorso in cui il calcio possa essere il calcio che fa bene al paese. E da qui, fra qualche giorno, intorno al 22 di giugno, presenteremo il lavoro che abbiamo fatto utilizzando le idee del PNRR, del piano. Presenteremo un progetto della Lega Pro, una nuova progettualità che riguarderà appunto gli stadi italiani, la riconversione ecologica, la digitalizzazione e quello che voi avete messo in campo, che è tutto l'aspetto sociale, di come concretamente ci si lega al territorio e anche a nuova occupazione per i giovani, perché questo è lo stadio e sono gli stadi che aprono spazi in questa direzione. Per aprire che cosa? Sarò telegrafico per stare nel tema e nei tempi. Per aprire un punto di un asset decisivo per quello che è il nostro problema, che è la sostenibilità economica del club, che è quello di riaprirlo anche da un versante. Io vengo da alcune partite di play ieri sera e per la prima volta ho risentito e mi è sembrato strano il canti, il sostegno dei tifosi, me l'ero dimenticato. La normalità, abbiamo bisogno di queste cose e di questi progetti. E voi lo legate alla storia, qui c'è Grassi, le immagini che ci sono state legate all'oggi con quello che è stato dal punto di vista di un progetto della Lucchese. E questo collegamento tra privato e pubblico. Aggiungo due flash e vado a concludere. Il primo, la Lucchese in questo percorso, che deve essere un tema di riflessione del calcio italiano, per la Toscana. Io ci sto provando un po' di tempo, ma non trovo grande
sensibilità, invece è un grande problema. Quello che è avvenuto in Toscana in queste settimane, in questi mesi, è un problema che riguarda il calcio italiano. Dirò soltanto un aspetto. Certo, c'è il positivo dell'Empoli, molto probabilmente dell'Aquila Montevarchi, anche dopo la vittoria di ieri. Ma Lucchese, Livorno, Arezzo, Pistoiese, la situazione del Prato, il Siena, la Toscana è stata per il calcio italiano, è per il calcio italiano, luogo di formazione di tanti calciatori e dell'elite degli allenatori. Se si perde questo percorso, non perde la Toscana soltanto, perde la qualità del calcio italiano. Questo è un problema che va messo all'ordine del giorno da questo punto di vista. Per stare nella stagione delle riforme, volevo essere rapidissimo e lo sarò, della riforma del campionato, ma anche di una riflessione. Quella generazione nuova, la generazione Z, ho letto, lo ripeto continuamente, ha dato a me, che ho vissuto a pane e calcio, un cazzotto nello stomaco. A dicembre negli Stati Uniti è venuta fuori questa, è stata pubblicata questa ricerca sui giovani, e il calcio è solo noia. Ma io non posso prendere solo quella, quel cazzotto nello stomaco, mi fa male. Bisogna progettare che cosa per allacciarsi, e questo progetto va in questa direzione, perché mette insieme storia, attività produttive, sociale, e dobbiamo vedere anche quello che dobbiamo cambiare, anche quello che profondamente dobbiamo cambiare nella stessa formula del campionato, se vogliamo riallacciarsi ai giovani. Per cui mi auguro, come ha detto il sindaco, che insieme, io sono stato tante volte in questa città in momenti anche molto più duri di questo, che l'avete risollevata e riportata fuori da una situazione pesantissima, vi auguro di avervi ancora in quella famiglia presto di Serie C, ora. Ringraziamo il presidente Ghirelli e inviterei anche il vicepresidente della Lega Pro, Luigi Ludovici. Buonasera a tutti. Per parlare dopo l'intervento del presidente Ghirelli è complicato. Quindi, per evitare di ripetere cose già dette, io volevo evidenziare due elementi che ho colto in questa bellissima ora, ora e mezza che abbiamo trascorso insieme, che sono la partecipazione. È importante che questo sia un progetto della città dove sono coinvolte tutte le forze migliori della città, quelle sportive, rappresentate dalla società della Lucchese, ma anche le forze imprenditoriali, i professionisti e chiaramente le istituzioni che devono regolare e autorizzare tutti quelli che sono i vari step del procedimento che porta alla realizzazione dello stadio. E poi un altro elemento che non è né scritto da nessuna parte nella legge degli stadi a cui voi fate riferimento per la realizzazione di questo progetto, ma che secondo me è l'elemento fondamentale per questo progetto e per tutti i progetti che uno va a fare, la passione. La passione che ognuno di voi che si è presentato qui sul palco prima di me ha testimoniato con la propria emozione, con le proprie parole e anche con magari certe esitazioni nell'eloquio. La passione e l'entusiasmo sono un elemento fondamentale per poter veramente superare qualsiasi difficoltà che può capitare in ogni momento dell'iter e quindi fare in modo che quel plastico tra qualche anno diventi uno stadio concreto, tangibile, fruibile e dove appunto saranno generate ulteriori emozioni attraverso lo spettacolo sportivo che voi sarete in grado di offrire. Grazie. Grazie mille. Un applauso. Per ultimo inviterei sul palco l'assessore allo sport Stefano Ragghianti. Un applauso. Buonasera, ecco ora poi detta così, già era difficile prima, ora è veramente molto difficile per me dopo tutto quello che è stato detto.
Però davvero la frase scontata, un punto di arrivo, un grande punto di partenza. Mentre vedevo queste cose che in parte, come diceva il sindaco, noi conoscevamo, credo che, come dire, nella testa, nel cuore, nei sentimenti di tutti noi sentiamo anche forte lo scarto, la differenza che c'è fra una serata come questa e, lo dicevano i miei predecessori, la storia del calcio a Lucca negli ultimi 10 anni, perché questo 10 o 15 anni, perché questo credo ce l'abbiamo come retropensiero tutti e credo sia giusto tirarlo fuori proprio stasera. Questo scarto dovrà essere colmato, sarà colmato e credo che dovrà servire a far pensare che davanti abbiamo una strada completamente nuova e completamente diversa, che forse è davvero la volta di Lucca, la nostra volta per la quale dobbiamo cercare di lavorare tutti. È un percorso molto complicato e molto difficile. Come ha scritto qualcuno, tante cose le scopriremo solo vivendo, non sappiamo ora né quali tempi né quali modi abbiamo davanti. Abbiamo una disciplina speciale che è stata ricordata qui da molti dei miei predecessori, che deroga alla normale disciplina ordinaria in materia urbanistica e di contratti di appalti, ma che comunque è una disciplina molto complessa, che prevede 6-7 passaggi, di cui uno comincia giovedì, a fronte di una disciplina europea che prevede mediamente 4 passaggi e ad una legge in Germania simile alla nostra che prevede 2 passaggi. E questa disciplina è stata una delle discipline che già nel primo PNRR veniva indicata come una disciplina, come una delle 48 riforme necessarie per poter far ripartire il Paese, perché pur essendo una disciplina semplificata è una disciplina che ha bisogno di grandi riforme che stanno anche arrivando nel momento in cui giochiamo. Quindi giocheremo non soltanto una partita difficile, ma giocheremo una partita che durante i 90 minuti, il paragone è del tutto scontato, vedrà probabilmente modificare alcune delle regole durante la partita stessa, il che renderà, diciamocelo chiaramente, ancora più complessa la questione e ancora più la difficoltà di muoversi in questo contesto, dove le pubbliche amministrazioni hanno in questo momento, come dire, una sfida enorme per la quale forse non sono ancora pronte. Dovremmo proprio prepararci anche mentalmente ad una strada che è nuova anche per il Comune di Lucca e per la nostra amministrazione, non possiamo negarlo. Però io credo che, siccome non ricordo mai le citazioni, insomma chi le ha fatte, siccome dice che l'unico modo per invecchiare è avere più rimpianti che sogni, io credo che non dobbiamo avere il rimpianto di averci provato e noi ci proveremo tutti insieme. Grazie. Grazie per l'intervento, Assessore. Che dire, siamo arrivati alla conclusione di questo storico evento che rappresenta per la città di Lucca una vera svolta di innovazione e prestigio rivolta al futuro. Vorrei ringraziare le aziende Tecnoservice, Teatro del Giglio, Cooperativa Morelli, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il Comune per il supporto nella realizzazione di questo evento. Per i saluti finali, però, invito sul palco il presidente Bruno Russo. Grazie a tutti. Che dire, dopo tutto quello che abbiamo visto, io credo che ci siano poche parole per poter continuare. Io ho avuto alla Lucchese un grande allenatore che si chiamava Orrico, che ha fatto la storia di questa società. Lui ci allenava tutta la settimana, poi arrivava la domenica e ci diceva negli spogliatoi: ora tocca a voi. E quindi noi andavamo in campo e cercavamo di fare quello che lui aveva preparato durante la settimana. Ora io chiaramente questa cosa la passo all'amministrazione, alla regione qui presente,
alla provincia, al comune, maggioranza, opposizione, credo che noi abbiamo fatto quello che ci eravamo promessi. Gli imprenditori che sono dietro questa società hanno fatto quello che avevamo promesso. Ora tocca alla politica. L'assessore Ragghianti, chiaramente, da buon politico, ha detto è complicato. Certamente è complicato, è un progetto ambizioso, un progetto che probabilmente cambierà la storia di Lucca. Però se noi vogliamo avere ambizioni nel calcio, perché poi chiaramente i tifosi, tutti quelli che seguono il calcio, non si può fare se non hai le strutture, perché il calcio oggi come oggi non si può sviluppare niente se non hai una struttura adeguata come può essere questa. E io credo che sia questa è un'occasione incredibile per l'amministrazione, per la città. Non la possiamo perdere, perché la burocrazia, come sappiamo, in Italia è complicata. Sono tutte le cose, certamente è complicata, ma le possiamo superare. E quindi è una cosa che la città merita, perché Lucca è una città meravigliosa sotto tutti gli aspetti. Non c'è una cosa che non va bene a Lucca. L'unica cosa che non va bene a Lucca è purtroppo è lo sport e il calcio in questo caso. E siccome Lucca è una città che non merita assolutamente di avere uno stadio in queste condizioni, non merita assolutamente di avere una squadra, purtroppo né dilettanti né la speranza di poter essere riammessi a questo campionato, non merita queste cose. Lucca merita questo stadio, merita una squadra che ha ambizioni per poter andare in Serie B, per poter andare addirittura in Serie A. E quindi tutti insieme dobbiamo farlo. E come diceva il grande Corrado Rico, ora tocca a voi politici portare avanti questo meraviglioso progetto. Grazie a tutti e grazie per quello che voi avete fatto. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata.